Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Amelia e quello di oggi è il video delle letture del mese. Parleremo di 7 fumetti e un libro. In realtà sono anche quasi tutti shoujo, quindi questo è stato lo shoujo month. Comunque, partiamo subito con Yuki andrà all'inferno di Hiro Fujiwara, del quale ho letto i primi 3 volumi che mi erano arrivati tutti, cioè che avevo comprato tutti insieme. Il tratto è sempre quello della Sensei Fujiwara, quindi se siete abituati a Maid-sama siete pronti e preparati. La storia di base di questo fumetto mi è anche abbastanza piaciuta, perché è comunque abbastanza interessante, sul fantasy, parla un po' di demoni, quindi ci sta. Mi sto facendo rivedere esattamente la stessa pagina, comunque ci sta come idea iniziale. Quello che a me ha dato un po' fastidio è, a parte la protagonista, che vabbè, io ho sempre un problema con i protagonisti, li odio tutti, quasi. Comunque, la protagonista che è effettivamente un pochino deboluccia, nel senso un po' una sfigatella. Però ci sta pensando e mettendola in contrapposizione con il suo alter ego demone, che effettivamente è una personalità molto dirompente e quindi cioè, ci sta come scatto tra le due. Quello che a me ha dato molto fastidio è il triangolo amoroso, che ovviamente non può mancare. E quello che mi ha dato ancora più fastidio è il triangolo amoroso dove lei è questa ragazzina sciapa che non guarda minimamente il ragazzo che la adora, straadora, la venera, la protegge in silenzio, le è sempre dietro, le guarda le spalle, per andare dietro a uno che la tratta malissimo. Ed è una cosa sbagliata che non si deve fare, è una cosa che mi fa salire un nervoso. Tra l'altro, anche questo personaggio maschile che la tratta in questo modo, a un certo punto, dal niente, veniamo a scoprire che forse lui in realtà la ama, ma la sta cercando di proteggere, la tratta male. Cioè, ma che cacchio, ma che malattia c'è qui dentro nella testa della gente? Quindi questa cosa mi sta dando parecchio fastidio. Però l'ambientazione, diciamo, la storiella fantasy che c'è dietro mi sta garbando abbastanza. Mi sono dilungata anche troppo. Il secondo volume di cui vi parlo è Climatica Show Store di Mayu Sakai. Questo è un volume unico dell'autrice. Io di suo ho letto soltanto Sugar Soldier e ho comprato tutti tranne te. Però non l'ho ancora letto perché mi è arrivato ieri o l'altro ieri, non lo so. Vabbè, insomma, mi è arrivato di recente. Questo è un volume unico, quindi sono 4 storie autoconclusive, 3? Non mi ricordo, madonna. Vabbè, comunque, mi è piaciuto abbastanza. Sì, sono 4. sì, mi è piaciuto abbastanza. Sono rimasta davvero piacevolmente sorpresa perché nella sua opera precedente che io avevo letto, Sugar Soldier, la storia era a tematica scolastica, quindi tradizionale, mentre qui inserisce la tematica fantasy e anche un po' steampunk, che ho apprezzato molto. Sebbene ovviamente in un volume unico non è che si possa fare granché. Però l'autrice alla fine ha detto anche che le piacerebbe riprendere un po' la tematica, anche per approfondirla, e io l'ho apprezzato moltissimo. Mi sono piaciute anche tutte le storielle, e in particolare ce n'è una di cui adesso vi devo fare uno spoiler per forza, perché cioè io sono rimasta molto colpita. C'è questo, nella seconda storiella, c'è questo assassino, insomma, che scappa con un paio di scarpe fatto su misura per lui, e mi ha fatto riderissimo, ma proprio tantissimissimo, perché, come si dice, il gestore, il calzolaio, insomma, questo calzolaio che fa scarpe su misura per chiunque gliele chieda e abbia un desiderio da esaudire, dice, sì, lasciatelo pure scappare con le mie scarpe, perché tanto, essendo ancora giovane, il piede crescerà, perciò no prob, perché per tenersi sulle scarpe e poter scappare per il resto della vita dovrà segarsi i talloni o staccarsi le unghie dei piedi, le dita dei piedi, per tenerle ai piedi tutta la vita, dal momento che appunto essendo ragazzino crescerà ancora. Ma volevo dire, Mayu Sakai, io ti voglio tanto bene, ma non dirlo mai più una cosa del genere, perché tu devi sapere che io
ho lo stesso numero di piede da quando avevo 10 anni, quindi se fossi stata io l'assassino sarei scappata per il resto della vita. Quindi attenzione a fare dichiarazioni del genere. E niente, basta. Questo comunque mi è molto piaciuto, quindi se cercate un volumetto unico abbastanza piacevole da leggere, questo è consigliato. Poi la terza opera di cui vi parlo è Uno su 100.000 dell'autrice Kao Miyazaka. Non avevo mai letto niente di questa autrice, quindi andavo proprio alla cieca. Non mi aspettavo neanche niente da questo fumetto e sono rimasta piacevolmente sorpresa. Ho letto i 7 volumi usciti fino ad ora e mi ha stupito moltissimo non solo perché parla di una tematica a cui ovviamente non siamo abituati negli shoujo, che è la malattia, ma parla di una malattia incurabile e ne parla davvero in maniera delicata, malinconica e mi ha stupito davvero molto. Ovviamente poi nel fumetto non vediamo granché per quanto riguarda effettivamente i sintomi, per quello che riguarda le parti più crude, ecco, della malattia. A parte in qualche piccolo caso, specialmente nel volume 7, che c'è stata una scena che mi ha veramente fatto del male, ma a parte quello, insomma, si tende a scandagliare piuttosto quelli che sono i loro sentimenti al riguardo, l'ansia, la paura di quello che sta per arrivare, però anche la speranza di cercare una soluzione, di andare a studiare medicina per studiare meglio la malattia, insomma, è una cosa. È un fumetto molto malinconico. Tra l'altro, mancano un paio di volumi, quindi ho anche una certa aspettativa per quanto riguarda il finale, nel senso, non vorrei che fosse un finale frettoloso, non vorrei che fosse un finale scontato, non vorrei che ci fosse il solito cliché del "ma con l'amore ci salviamo tutti". Quindi sono parecchio curiosa, ma parecchio spaventata al riguardo. Per ora è davvero un fumetto di una qualità bella alta. Parliamo poi di una cosa che non c'entra niente con la malinconia di cui abbiamo appena parlato, che è Sogno d'amore di Momoko Koda, 10 volumi, edito inizialmente dalla GP e poi dalla J-Pop, quindi attenzione anche con i recuperi. Dunque, questo volume, sorry, questa serie mi ha fatto molto ridere, mi sono divertita tantissimo, perché la protagonista è una deficiente, nel senso, non so se vi è capitato di leggere dei libri dove sapete che la protagonista sta per fare una minchiata e dite: "No, no, ti prego, non farlo, non farlo, non farlo", e lo fa. Ed è sempre così in questo fumetto. Fino al nono volume, sì, era così, però era abbastanza gradevole. Nel decimo, sinceramente, mi sono anche parecchio arrabbiata, perché la protagonista, o meglio, probabilmente a questo punto è colpa dell'autrice, non le ha fatto fare la scelta, come dire, coraggiosa, che si meritava, ecco, perché questo povero personaggio, secondo me, alla fine della fiera si meritava di essere felice. E non lo so, non sono sicura che abbia scelto la persona giusta nel triangolo amoroso di questo fumetto, quindi io non sono per niente d'accordo con la conclusione, o meglio, diciamo che lo sono. Lo sono perché quantomeno il ragazzo che non ha scelto adesso è libero da questa stupida deficiente. Però allo stesso tempo io penso lei avrebbe dovuto scegliere il ragazzo che la faceva stare meglio, non quello che l'ha fatta soffrire. Ed è una cosa che io odio degli shoujo, che queste autrici non abbiano il coraggio di far mettere le loro protagoniste con il ragazzo buono che vuole loro del bene e non con lo stronzo che le ha fatte soffrire. È una cosa che io non concepisco dello shoujo. Vabbè, però non facciamoci venire le crisi di panico. Andiamo avanti. Ho letto i 2 volumi di L'attacco dei giganti, Birth of Revile, che è il prequel della serie che racconta praticamente la storia di Levi. Mi è garbato, non è una cosa allucinante, nel senso che non
non è niente di che, ecco, però è godibile. E poi Levi è bellissimo, cioè l'ho preso anche per quello, ovviamente. Ovviamente io faccio vedere sempre solo le pagine dove non c'è niente di scritto, ma ok. Poi l'unico seinen che ho letto questo mese è Benkei a New York di Jinpachi Mori con i disegni di Jiro Taniguchi. Anche questo, essendo un volume unico, sono delle storie autoconclusive che parlano appunto di Benkei che si trova a New York e fa un lavoro un po' particolare. Ecco, mettiamola così perché voglio evitare il più possibile di fare spoiler su questo volume, perché secondo me ve lo dovete leggere. A me ha colpito molto perché molte storie hanno delle lezioni di morale molto amara alla fine e ti lasciano spiazzato, quindi secondo me è proprio da leggere. Tra l'altro il tratto ovviamente di Taniguchi è qualcosa di meraviglioso. La storia che probabilmente mi ha colpita di più e scioccata, infatti mi ha lasciato proprio un'impressione subito positiva ma allo stesso tempo amareggiata, è stata proprio la prima, che probabilmente è ancora la mia preferita. Per la flashbook invece ho letto uno yaoi, Qualia, si legge Qualia? I don't know, Under the Snow. Questo è uno yaoi dell'autrice Ki Kanna, che da noi era già arrivata in patria con Umi Beno Etranger qualche mese fa. Devo essere sincera, questo mi è piaciuto molto di più rispetto all'altra opera sua che ho letto. I personaggi sono gestiti meglio, è vero, mette un po' tanta carne al fuoco, quindi per un volume unico tutti questi traumi con la famiglia sono un po' eccessivi secondo me, anche perché ovviamente non possono essere trattati come si deve, però non è male, non è male. Se comunque cercate uno yaoi molto 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 soft, quindi in realtà è più uno shounen ai che uno yaoi, questo può fare il caso vostro. Come invece libro, questo mese ho affrontato la rilettura di Eragon sul mio bellissimo Kindle. L'ultima volta che ho letto Eragon credo fosse una decina d'anni fa, in seconda superiore, tipo. Me l'aveva prestato un'amica, infatti io poi non ho mai recuperato il cartaceo, anche perché poi avevo recuperato, mi pare, il secondo in biblioteca, ma Eldest non mi era piaciuto per niente, mi ricordo. Quindi mi sta venendo il dubbio di essermi fatta prestare poi Brisinger e Inheritance, ma non sono neanche sicura di averli letti quei due. Quindi è un casino. In ogni caso, di Eragon mi ricordavo giusto quattro cose. Lui che trovava l'uovo, mi ricordavo di lui che una volta si ubriaca e la mattina dopo deve farsi un beverone per riprendersi, e poi mi ricordavo Murtagh perché era il mio preferito, e basta. Quindi l'ho letto proprio praticamente mezza vergine, perché era come rileggerlo completamente da capo per la prima volta. Allora, Eragon mi ha abbastanza stupita, nel senso che non mi ricordavo che fosse scritto così bene, pensavo fosse scritto un po' alla Twilight, e invece, devo essere sincera, è scritto meglio di Twilight, o meglio, secondo il mio parere, è scritto meglio di Twilight. Certo, non è un capolavoro, perché sì, è un fantasy molto 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 fantasy, ma... cioè, fantasy più belli di Harry Potter negli ultimi 30 anni non credo che siano stati scritti, quindi questo sì, è carino, ma non è eccelso. Si fa leggere, non è la porcata più grande che abbia mai letto in vita mia, ovviamente. Ho cominciato anche Eldest e devo essere sincera, Eragon mi sembrava scritto meglio, era molto più scorrevole, forse anche per il fatto che effettivamente il mondo era tutto nuovo e avevi più curiosità verso la scoperta di cose nuove, mentre in Eldest diciamo che la trama fatica ad andare avanti. E nel complesso sono abbastanza positiva al riguardo, però non vorrei sbilanciarmi troppo. Vedremo con i prossimi.
Bene, queste erano le letture che ho fatto questo mese. Fatemi sapere magari qua sotto in un commentino che cosa avete letto voi, se conoscete qualcuna delle opere di cui vi ho parlato oggi. E niente, io vi ricordo che potete seguire me e Ran sia su Facebook che su Instagram che su Telegram, quindi seguiteci anche lì. Seguiteci qui sul tubo se non ci seguite ancora. E niente, io vi rimando al prossimo video. Bye bye!